Io sono preoccupato, anche stanotte sono alzato 3 volte per vedere la luce delle scale. Dal primo piano c'è stato mio figliolo e la sua moglie. Cresce la preoccupazione tra i residenti della Bagnoro, frazione alle porte di Arezzo. Qui infatti nelle ultime 2 settimane è tornato a farsi sentire l'allarme ladri. Non è che è una cosa che fa piacere. Qua non ci può stare tranquilli in casa nostra. 3 i furti tentati, 1 invece quello andato a segno. Che noi abbiamo dovuto mettere l'allarme, tutto l'impianto e niente, cerchiamo di stare sempre tutto il giorno a casa. L'ultimo in ordine cronologico lo scorso fine settimana, quando è stata presa di mira un'abitazione del paese. I ladri, dopo aver forzato l'ingresso, hanno fatto razzia di oggetti preziosi e denaro. La banda poi avrebbe tentato anche un altro colpo, cercando di entrare in una casa, ma senza riuscirvi. La sera alle 7. Alle 7:03 si misero alla porta lì, no? Allora il suo vicino l'avvisò. Altri episodi simili nei giorni scorsi. Nuovamente nel tardo pomeriggio alcuni malviventi erano stati messi in fuga mentre tentavano di introdursi all'interno di appartamenti. Tanta preoccupazione, perché tutti i giorni ci sono qualcosa. Perché poi l'orario è dalle 6 alle 7, quindi è gente anche in casa. Adesso sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, che sta portando avanti le indagini sui furti tentati o messi a segno che in questi ultimi giorni hanno colpito a più riprese questa zona. Sembra presa di mira un po' questa zona.